So belli i doppiaggi però nel carro, eh. I membri finalmente possiamo sentirli. Perché grida quando... Stiamo vincendo. Quello me lo potete chiudere per favore, eh? Mamma. Dovevo farla quella, però... Vabbè, sono andato troppo avanti, dai. L'ho rischiata troppo. Non ho la torretta. Però l'alzo ce l'ho. Hello! È bella comunità, raga, dai. È bella. È bella. Immaginavo che sarebbe stato una carneficina. Lo vedo da un'ora. Guarda anche la rotazione su se stesso. Che cosa vuol dire aereo battuto? Perché aereo battuto? Bravo! Vabbè, stiamo al limite, dai. Lasciamo stare. Non ho capito perché ero battuto. Bravo. Vabbè, siamo andati tanto avanti e... Vabbè, ci sta, ci sta. Possono venire da destra e mi fanno male. Non penso proprio.
No, dai! Però io avevo calcolato bene. Perché mentre spengono l'incendio non possono. Porca miseria, mezzo millesimo di secondo. Mappa molto insidiosa. La conosco, però rimane insidiosa. Se qualcuno viene da dietro ovviamente mi frega, però. Sinistra. Fra, ce ne sta un altro, però... Però non devi dormire, Fra, eh. Levati! Spara! Ti metti in mezzo, scusami. Allora, o ti levi o ti levi. Sono due opzioni, quale? La prima o la seconda? Troppo tardi. Ma sì, anche sulla neve il nostro carro se ne sbatte altamente e raggiunge la velocità massima, 42 km orari. Andiamo verso il settore di Alfa. Tra l'altro la mappa Polonia innevata è una di quelle poche mappe che personalmente... digerisco, perché solitamente a me le mappe innevate non mi piacciono nella maniera più assoluta. Però ho detto vabbè dai, questa qua è una mappa storica eccetera eccetera, allora ce la facciamo piacere in qualche modo. Quello è il mio. Dai, me passa. Non passi? No, è passato, incredibile. È passato sfruttando il fumo dell'artiglieria. Ma no. Bravo. Bravo. Sinistra. Destra. Dritto. Cingolo, intanto ti cingolo. E non ti muovi. Ma serio? No! Poi... Hopla! Bravo, bravo! Miseria. Non penso proprio, Fra. Bravo, mi hai salvato. Questa volta sì. Questa volta lo devo riconoscere. Mi avete salvato. Ma ragazzi, ma non è possibile. Sti cacchio di sovietici schifosi ogni volta.
Sì, questo è il vero War Thunder. Ma che cosa fai? Cose strane. Cosa intendo dire con questo il vero War Thunder? Nel senso che una volta era sempre così, no? Non c'era il telemetro. Importante soprattutto a livelli alti, no? Perché riusciamo a vedere i nemici dalla lunga distanza, ancora di più che a livelli bassi. Metti il visore o il nemico e spari praticamente tutto in automatico. Questi sono colpi vecchio stile, mi verrebbe da dire. Vabbè, il lavoro mio l'ho fatto, l'ho immobilizzato, ho aspettato rinforzi e via. Era una situazione di stallo molto pericolosa perché ovviamente lì basta un passo falso e lui vi penetra. A quella distanza non avete possibilità. E quindi dicevo, il fatto di avere... cioè, questi livelli sono proprio... il War Thunder come era una volta, d'accordo? Sono i livelli perfetti. Sono i livelli perfetti. Ok, c'era un M4 là. O per meglio dire, io li preferisco ai livelli più avanzati. Ma di gran lunga, di gran lunga. Ecco, se questo coso avesse anche la mitragliatrice 12,7 sulla torretta, sarebbe forse un pochino troppo questo livello. Abbiamo rischiato forse un rimbalzo perché era un pochino angolato. Vabbè. Poteva anche rimbalzare. Polonia rimarrà secondo me una delle mappe storiche di War Thunder. Ecco perché, come dicevo, il fatto che sia innevata cambia poco. La sostanza rimane sempre quella. È una mappa ben fatta, ben strutturata. Ti dà la possibilità di avere uno scontro sulla lunga distanza, qualora qualcuno lo volesse, come ho fatto io prima. Oppure uno scontro molto più ravvicinato e vai direttamente in città. Sì, sono un po' preoccupato da sinistra. Mi sto sentendo da un'ora. Continuiamo a fare pressione, la vittoria è vicina. No, rimane quello, dai.
cappella. Penso che non ci sia più nulla. Vabbè, sono quello è lontano. La cosa negativa di questa nazione, per quanto mi riguarda, o per meglio dire è un problema che sto riscontrando adesso, è il fatto che io non abbia nessun... Vabbè sì, adesso me la sto rischiando un po' troppo, vabbè. È il fatto che io non abbia nessun aereo, nessun bombardiere, quindi... Ah, vabbè, questa però la potevo anche fare. E quindi una volta che perdo il carro, o ho un altro carro a supporto, oppure la partita finisce lì. È importante sbloccare anche un aereo, un qualcosa, insomma. Ho sentito del fumo. Una granata fumogena, ho sentito. Aspetta che ce n'è uno là. Vediamo se riesco. No, proprio tu. No. Dai, ho preso la finestrella del mitragliere. Mi penetra? Rischio? No, aspetta, non ho valutato il ghiaccio. Che storia. Non ho valutato il ghiaccio. Finestrella penetrata. Che cosa fantastica. Vabbè. Sarebbe ancora più bello se il ghiaccio si potesse rompere. Cosa che... che non si può fare comunque. Magari, capito, facciamo il ghiaccio che si rompe, passa il carro. Vabbè no, dai, poi troppo. C'ha l'invulnerabilità. Posso fare niente. Ma dai ragazzi, che penetrazione è questa? Fammela vedere. Torretta, sulla guancia proprio mi ha penetrato. Vabbè, la partita era pressoché finita. Partita pressoché finita. Abbiamo portato a casa, al netto di tutto, i crediti. 65.000 crediti per una prima posizione con 8 kill e 3.288 fuoco di supporto, lavoro di squadra per 1, serie di attacchi furtivi per 2, colpo multiplo per 2, mira perfetta per 2, soccorritore di carri per 2, professionale per 2, dura a morire, carista eroico e anche a disposizione. 65.000, ma siamo sempre lì, ma non mi va di ripetere sempre le solite cose. Va bene, abbiamo visto oggi una tipologia di Sherman nel ramo svedese, questo carro è premium. Siamo in era 3 a 3.7 e possiamo utilizzare una mitragliatrice da 7.62. Sfortunatamente non abbiamo la 12.7 sulla torretta, sarebbe stata davvero molto utile, soprattutto in alcuni clip dove ci stava un aereo. Tra l'altro uno l'ho distrutto e non ho capito neanche come, magari scrivete nei commenti. Un brandeggio verticale molto buono, una ricarica molto interessante a 5.3 solo con la qualifica base, quindi neanche... con la qualifica asso, e un brandeggio verticale meno 10-25. I proiettili che ho utilizzato in questo gameplay sono i proiettili M61, davvero fantastici. Questa è la corazzatura del carro armato, d'accordo, mentre mettendo i raggi X possiamo notare che all'interno abbiamo ovviamente il pilota, il mitragliere,
il servente, l'artigliere e il comandante. È un'unità che costa 1300 Golden Eagle e sblocca in maniera efficace le unità dall'era 1 all'era 4. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con questa unità si potrebbe sbloccare esattamente fino... esattamente qui, fino all'STRV 81. Tutti questi carri, i carri precedenti, si possono sbloccare, quindi l'esperienza la mandiamo a questi livelli. Il premio 270 e 408, non voglio ripetere per l'ennesima volta che essendo un'unità premium dovrebbe avere qualcosina, perché poi insomma diventa sempre la solita, il solito ritornello. Al netto di tutto, la velocità è buona, le retromarce un po' da rivedere, corazzatura, tanchiamo abbastanza bene, poi ovviamente succedono cose tipo incontri sovietici, ti penetrano e grazie, arrivederci. Il cannone fa malissimo. Vi ho fatto vedere gli scontri nel corto raggio, proprio mezzo centimetro, medio raggio e anche lunghissimo. Ok, quindi l'abbiamo visto a 360 gradi. E cos'altro dobbiamo dire su questo carro armato? A me personalmente piace tanto, la serie degli Sherman in passato non tanto l'apprezzavo, devo essere sincero, però poi piano piano con il tempo ho saputo apprezzare le loro caratteristiche, mi verrebbe da dire anche uniche, hanno la classica diciamo forma, d'accordo? Nulla ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per 1300 Golden Eagle lo comprereste? Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay che sarà sulle unità aggiunte nell'ultimo aggiornamento. Tra l'altro ragazzi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!